Luca Attias, commissario straordinario all'attuazione dell'Agenda Digitale, volevamo chiederle quale può essere il contributo dei numeri e della statistica per accrescere la consapevolezza digitale e come immagina una società inclusiva in futuro? La statistica e il digitale hanno un grandissimo legame e hanno una grandissima pervasività. Quindi, sostanzialmente, adesso moltissime delle professioni, che tra l'altro molte ancora non esistono, manco le immaginiamo, che si faranno nel futuro, sono legate a questi due aspetti, alla digitalizzazione e al tema dei dati, delle informazioni e della statistica. E non a caso, quando si parla delle nuove competenze digitali, molte sono legate ai big data, agli open data, a analisi, di vario tipo che implicano delle conoscenze anche statistiche. Si tratta quindi di professioni spesso ibride che hanno all'interno una parte statistica importante e una parte di informatica digitale, chiamiamolo. E quindi, quando penso all'inclusione, penso che i nostri ragazzi già da oggi in realtà, ma sempre di più, e questo parlo intanto delle nuove generazioni, devono avere delle basi, indipendentemente dal fatto di essere esperti di queste materie, su queste materie, che sono pervasive e trasversali a tutte le altre. Quindi, la statistica è un po' come la matematica del digitale in qualche modo, e quindi, si piazza sopra tutte le professioni, dalla medicina a chi si occupa di trasporti, ma a qualsiasi tipo di professionalità, perché non sono solo gli esperti di digitale che si occupano anche di statistica, ma sono anche persone di altro tipo. Ecco, quindi quando immagino una società inclusiva dal punto di vista del digitale e anche di altri aspetti, come aspetti legati quindi alla statistica, alla demografia, eccetera, immagino una società che aiuti tutti quanti a poter affrontare un mondo completamente diverso. E quindi un mondo per potersi integrare in questo mondo e sfruttare i servizi che sono a loro disposizione. Per cui non ci dobbiamo occupare in primis delle nuove generazioni, ma non dobbiamo abbandonare nessuno. Le aziende devono adeguarsi, e quindi anche formazione all'interno delle aziende, si deve adeguare la pubblica amministrazione. Io rappresento in gran parte la pubblica amministrazione, e da questo punto di vista siamo ancora troppo indietro, ma dobbiamo arrivare, diciamo, a includere tutti quanti, i disabili, i centri anziani, e non pensare che i disoccupati, non pensare che non possano essere inclusi.